Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un video un po' particolare, un po' diverso dal solito. Infatti non parliamo di libri, ma di sostenibilità. Il 4 giugno è stata la giornata internazionale contro l'uso della plastica, insomma qualcosa del genere, e mi è venuta un'idea. Ho deciso di provare a vivere una settimana senza usare la plastica. Quindi ho registrato tutte le varie situazioni di una mia settimana tipo in cui normalmente avrei usato la plastica e vi ho fatto vedere quale alternativa ho trovato. Non è stato semplicissimo per alcuni versi, mentre ovviamente per altri aspetti è stato più semplice, perché in ogni caso è qualcosa che ho già iniziato a fare da diverso tempo, ecco, cercare di ridurre l'uso della plastica nella vita quotidiana. Vi dico soltanto che è una visione generale della mia settimana. Per quanto riguarda delle cose insomma un pochino più particolari, un pochino più specifiche, soprattutto che riguardano la cucina e il bagno, vorrei dedicare dei video appositi a questi argomenti, quindi comunque li vedrete meglio in futuro. Intanto comunque vi do una panoramica appunto della mia settimana tipo senza usare la plastica. Mi raccomando, rimanete fino alla fine del video, perché alla fine vi dirò quali sono le mie considerazioni finali, dove ho trovato maggiore difficoltà, se sono riuscita effettivamente a eliminarla da ogni aspetto della mia vita, oppure se ancora devo fare conti con la plastica perché non ci sono alternative. Buona visione! Partiamo dalla mattina e dalla colazione che faccio a casa, evitando la plastica dei biscotti e delle pastine. Questa settimana ho mangiato sempre la stessa cosa, ovvero latte di riso e cereali. Per affrontare questa settimana di zero plastica ho acquistato cereali sfusi. Non tutti i supermercati li hanno, ma qualcuno sì, fortunatamente, e potete prenderli direttamente nei sacchetti compostabili, come quelli di frutta e verdura. A casa poi un tipo li ho inseriti nella scatola di latta che uso sempre, mentre gli altri all'interno di una busta ermetica, in modo che non perdano la croccantezza col passare dei giorni. Così per tutta la settimana ho mangiato i miei cereali nel latte, accompagnati da un bicchiere d'acqua e da un po' di intrattenimento su Instagram. Il secondo pasto della giornata è la colazione in ufficio e vi faccio vedere cosa ho deciso per i vari giorni della settimana. Prima di tutto però vi dico che mai, e dico mai, esco di casa senza la mia bottiglia termica con un po' d'acqua fresca che prendo direttamente dalla cannella. Allora, questa mattina ho deciso di prepararmi un frullato, quindi ho preparato il frullatore e la frutta che ho in casa praticamente, quindi farò un mix di questa frutta. Sono una banana, un kiwi, una pescanoce, un po' di lamponi che ho raccolto ieri dall'orto di mia suocera, quindi considerate che anche questo è di plastica, ma in realtà è di mia suocera e lei le usa queste vaschettine praticamente all'infinito per raccogliere lamponi durante tutta l'estate, e tre fragoline che sono nate qui fuori nel mio giardino. In realtà erano di più, però ieri le abbiamo mangiate, me ne sono avanzate tre e metterò queste. Aggiungo anche un paio di foglioline di menta che ho piantato. Ecco qua. A volte aggiungo anche un cubetto di ghiaccio, ma tanto adesso lo verserò in un barattolo e poi lo porterò al lavoro, dove lo terrò in frigorifero, quindi comunque rimarrà fresco. E poi potete aggiungere anche una spruzzatina di limone che serve per non far ossidare la frutta se la mangiate dopo qualche ora. Io la mangerò tra 2-3 ore, la berrò tra 2-3 ore, quindi insomma a volte ce lo aggiungo, ecco. Ho messo poi tutto nella mia borsina di tela: il libro, l'agenda, la mia cannuccia di metallo e la bottiglia d'acqua.
Per la colazione di questa mattina, sempre zero plastica, ho scelto questo yogurt naturale che io non è che mangio lo yogurt tanto spesso, però lo compro sempre da un po' di tempo nel barattolo di vetro, quindi bello grande, che mi dura tanto e comunque non ha plastica, quindi non lo prendo più in quelle confezioni di plastica. Così il barattolo, dato che è grande e anche comodo, posso decidere se tenerlo poi a casa o darlo in un'altra maniera, oppure lo getto via comunque nel vetro, quindi poi andrà riciclato. E aggiungo allo yogurt una banana e una pesca a noce, e poi ho i lamponi di ieri che non ho finito e quindi li finisco. Non so come li mangerò, se mischierò lo yogurt con la frutta o se li mangerò separatamente. Comunque preparo tutto direttamente al lavoro. Una volta al lavoro ho mangiato prima la banana, poi ho preparato il mio yogurt. L'ho preso dal frigorifero e l'ho versato in una tazza che ho portato da casa e che tengo al lavoro, dove d'inverno mi preparo il tè. Una volta messo all'interno della tazza, ho aggiunto la pesca noce a pezzetti e i lamponi. Semplicissimo e super buono! Un'altra cosa che devo evitare questa settimana sono queste, le caramelle che in ufficio ogni tanto ci mangiamo, però appunto per evitare la plastica, evitare tutti questi sacchetti, devo imparare a rinunciarci. E va bene? Per le mattine successive ho deciso di preparare qualcosa che potesse durarmi per alcuni giorni. Ho quindi realizzato dei pancake con farina di riso, comprata sfusa da negozio leggero. Per prima cosa ho messo in una ciotola il lievito con la farina di riso. Ho poi aggiunto lo zucchero, due uova, lo yogurt e il burro fuso e ho amalgamato il tutto. Ho unito gli ingredienti liquidi a quelli secchi e ho mescolato bene. Dato che l'impasto mi sembrava troppo denso, ho aggiunto un po' di latte di riso. Ho poi cominciato a cuocere i miei pancake su questa meravigliosa crepiera, credo si chiami così, che non necessita di burro. Per conservare i pancake li ho semplicemente avvolti con un foglio cerato che sostituisce la pellicola trasparente e riposti in frigo. Basterà scaldarli qualche secondo al microonde e saranno ottimi. Per la colazione al lavoro di questa mattina mi porto questa bella scatolina che insomma uso spesso durante l'anno quando ho bisogno di un contenitore per il cibo. Ho scritto buon appetit e ovviamente, avendo fatto i pancake, mi porto anche lo sciroppo d'acero che è in questa bottiglina di vetro. Però il tappo è di plastica, mi dispiace, ma non l'ho trovato senza tappo di plastica. Comunque, almeno la bottiglia è riciclabile. Ogni mattina per il resto della settimana ho messo nel mio contenitore due pancake e della frutta. Il primo giorno mi ero scordata di portare un piatto, quindi ho usato direttamente il coperchio della scatola. Allora, siamo arrivati al venerdì finalmente. Il venerdì io lavoro 4 ore a un orario ridotto, quindi faccio colazione sempre più tardi, per esempio adesso sono le 9:15. Ovviamente quindi al lavoro non mi porto così tante cose da mangiare per la colazione di metà mattina, perché altrimenti a pranzo non mangerei niente.
Quindi magari stamani mi porto soltanto uno dei pancake che ho fatto e non so se lo mangerò, e poi un po' di frutta, così sono sicura di non rovinarmi l'appetito per il pranzo. Allora, per merenda mi sarei voluta mangiare un gelato. Di solito io il gelato che preferisco è la coppa del nonno, però appunto avendo la coppetta di plastica la evito per questa settimana almeno, quindi cerco un'alternativa senza plastica per la mia merenda, e in questo caso sarà frutta fresca, che in ogni caso mi piace molto d'estate mangiare la frutta, poi la frutta estiva è la più buona del mondo. Allora, praticamente per merenda mi sono resa conto che non posso mangiare nient'altro che frutta, perché ho tutto nella plastica. Cioè, volevo mangiarmi questi, però non credo che sia carta, semplice carta, quella che c'è del sacchetto. E cioè, non ho niente che non sia nella plastica. Il gelato non lo posso mangiare, potrei mangiare soltanto un cono che ha solo la carta, ma non ce l'ho. E quindi niente, per merenda sicuramente mi devo organizzare meglio. Ho i pancake che ho fatto ieri, ma li ho mangiati per colazione, li mangerò sicuramente anche domani, quindi insomma mangiarli troppo spesso poi non mi va, quindi niente, devo organizzarmi in altra maniera. Per ora mi mangerò altra frutta semplicemente. E invece no, ho trovato, mi faccio una fetta di pane col pomodoro, molto molto meglio. A cena siamo abbastanza attenti all'uso della plastica, ad esempio l'acqua è quella del rubinetto e usiamo bottiglie di vetro. Per conservare il cibo avanzato uso sempre fogli cerati e così via. Però una sera... Questa sera sono sola perché il maritino è andato a Firenze per un festival rock, non lo so, insomma, tornerà stanotte, quindi oltre ad essere tristemente sola... devo cenare sola, e quando sono sola non ho voglia di fare niente. Di solito d'inverno mi faccio una zuppa, che oltretutto ho, ora ve la faccio vedere, eccola qua, questo è un esempio, la zuppa Valtellina che ho comprato sfusa da negozio leggero, quindi sarebbe una cena totalmente zero waste. Anzi, vi faccio vedere come ho sistemato le mie zuppe. Eccole lassù, magari non si vedono tanto bene, comunque ci sono questi due, sono altri tipi di zuppe, queste invece sono nocciole che vorrei usare per fare la Nutella in casa. Comunque, a parte questo, come dicevo, quando sono sola tendo a farmi la zuppa, ma è troppo caldo, quindi oggi non la faccio, e in casa avrei questa, cioè una pizza surgelata. L'idea sarebbe di farmi questa, perché veramente ho poca voglia e poco tempo, e è la scelta più semplice, però sicuramente adesso l'aprirò e dentro ci sarà la plastica, quindi in realtà sto facendo un errore, perché questa sarebbe una cosa da evitare, proprio perché appunto c'è la plastica, quindi niente, mi perdonerete. Infatti, come pensavo, vabbè, questo è sempre stato così, c'è la pizza nella plastica. Niente, sono spiacente, ma stasera non mi faccio niente di diverso, perché proprio non ne ho voglia, e quindi questo è praticamente il primo sgarro della settimana. In compenso però uso questa al posto della carta da forno, se mi riesce a metterla senza bruciarmi, al posto della carta da forno, che è questo rettangolo di silicone che appunto posso lavare e riutilizzare, e c'è un rifiuto in meno grazie a questo. Buongiorno, ebbene sì, sono in pigiama, anche questa voce perché mi sono appena svegliata, ma è domenica, quindi oggi è l'ultimo giorno della mia settimana senza plastica. Oggi ho deciso di cambiare colazione, mi prenderò un tè
con i pancake, perché non li posso lasciare in frigorifero all'infinito, quindi comunque in qualche giorno li devo finire, e quindi oggi mi preparo quelli. Anche per il tè devo scegliere qualcosa che sia zero waste, comunque zero plastica, e quindi uso questo qui che mi è arrivato in omaggio con un ordine da negozio leggero, quindi dato che è un infuso, insomma, uso questo che è soltanto nella carta. Mentre mangio, un piccolo appunto sulla serata di ieri. Ieri sono stata a una serata qui in paese dove praticamente c'era un menù fisso, quindi pagavi un tot e ti arrivavano tutte le stesse cose. Ecco, in questo caso chiaramente quello che era di plastica non ho potuto sostituirlo con niente, nel senso che il piatto dell'antipasto era di plastica e i bicchieri erano di plastica. Infatti soltanto il piatto della portata principale era un vero piatto, quindi poi sarebbe stato lavato e riutilizzato, mentre il resto, anche i condimenti come i fagioli o l'insalata, erano tutti in piatti di plastica. Io in questo caso non ho filmato, comunque in questi casi chiaramente non c'è scelta, non posso fare diversamente. Si spera ovviamente che anche questo tipo di organizzazioni, quindi che coinvolgono tante persone e tanti invitati, riescano a trovare delle soluzioni zero waste, quindi che non debbano utilizzare la plastica. Eccoci qua! Questa è stata la mia settimana senza plastica. Allora, devo dire che sotto certi aspetti non è stato particolarmente difficile per me, perché la mia consapevolezza sui disastri ambientali che provoca la plastica in realtà, diciamo, si è sviluppata diverso tempo fa, quindi sono tanti mesi che sto cercando di ridurre la plastica nella mia vita quotidiana, e quindi appunto ci sono delle cose che non ho fatto soltanto perché questa era una settimana particolare, ma le faccio praticamente tutti i giorni. Specialmente, come ho detto all'inizio, nel bagno, nella cucina, nella preparazione delle mie colazioni, quando vado al lavoro e così via. Però devo dire che ci sono degli aspetti dove purtroppo ancora devo fare tanto io, e soprattutto deve fare tanto il mondo in generale. Primo fra tutti è la spesa. Purtroppo oggi ancora la maggior parte degli alimenti che compriamo quando andiamo a fare la spesa è all'interno della plastica. Per quanto riguarda la frutta e la verdura, nonostante quanto se ne parli anche in televisione, continuano i supermercati a imballare tutto nella plastica. Ci sono dei supermercati dove siamo veramente sommersi, però tendenzialmente c'è sempre una parte di frutta e verdura che è venduta sfusa, e quindi io compro sempre quella. Però per il resto ammettiamo che è veramente complicato eliminare la plastica in maniera assoluta. Io già ho ridotto molto la varietà, ecco, di cose che compro al supermercato rispetto a quello che facevo una volta, proprio perché con un occhio un po' più attento cerco di evitare quelle cose che hanno la plastica e che comunque nella mia vita, insomma, io posso farne a meno e lo faccio. Però ci sono delle cose ovviamente a cui non posso rinunciare, o comunque per il momento non riesco a rinunciare. Quindi ancora nel mio frigorifero, nella mia casa, sono presenti alimenti nella plastica. Per esempio queste sono due scatole di plastica dove c'era della pasta fresca, ma se apriamo il frigorifero troviamo, non so, la scatolina sempre di plastica, un contenitore di plastica dove ci sono gli odori per cucinare, oppure le mozzarelle, il formaggio è sempre avvolto nella plastica e così via. Insomma, non sono riuscita ancora ad eliminarla completamente dalla mia spesa. La seconda difficoltà che ho trovato riguarda, insomma, il mio ambiente lavorativo. Io lavoro in un'azienda che gestisce un sito internet che vende occhiali, quindi arriva la merce ed è dentro delle scatole completamente ricoperte di scotch. Io le scatole cerco sempre di riutilizzarle per le spedizioni, quindi non buttarle via, ma quando la scatola è particolarmente danneggiata devo togliere lo scotch per poter gettare nella carta soltanto quella che effettivamente è carta. E non è sempre semplice, perché veramente queste scatole sono fatte solo di scotch. Una volta che l'ho tolto è rimasta un'anima di cartone praticamente. Inoltre, quando facciamo le spedizioni imballiamo gli occhiali all'interno di questa plastica morbida, insomma, per non danneggiare la merce e così via. Insomma, non è semplicissimo. Le nostre scatole che invece usiamo abitualmente per le spedizioni sono chiaramente interamente di cartone, e questo è buono, però comunque per chiuderle usiamo
utilizziamo lo scotch plastico, quindi insomma ci sono delle cose che vanno sicuramente cambiate. Ovviamente io non sono perfetta, questa settimana è stata una settimana particolare che mi ha vista impegnarmi particolarmente nel cercare di evitare la plastica, e non è sempre così, questo che sia chiaro, ecco, figuriamoci, sono ben lontana dall'averla completamente eliminata dalla mia vita. Bene ragazzi, quindi aspetto tutti i vostri commenti, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo presto con un altro video. Ciao!